l'idea è quella di fare un momento di vera pari opportunità, perché c'è proprio un incontro sportivo. Noi stiamo insieme lavorando parecchio anche su questo, e anche con Mavi, e ci saranno anche degli eventi futuri di cui sarete messi di volta in volta a conoscenza. Questa è effettivamente la pari opportunità nello sport, perché c'è una squadra di normodotati e una squadra invece che è diversamente abile, chiamiamola così, e quindi è sullo stesso terreno, sullo stesso campo, si incontrano i due generi, o anche generi misti, nel senso che poi non abbiamo fatto, come dire, preclusione alle modelle per antonomasia, no? Però ci sono anche i modelli, che però non abbiamo chiamato, sperando che non ci denuncino per non aver dato le pari opportunità, no, però all'interno dei gruppi della disabilità potrebbero esserci ragazzi di tutti i generi, ma poco importa, insomma, poco importa anche davvero, perché dobbiamo togliere queste etichette, perché le etichette creano differenza. E invece c'è un'etichetta unica, che è quella dell'unicità: ognuno dei partecipanti rappresenta se stesso nel suo universo.